Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi vedremo come fare questo portaghi. Vedete? Questo portaghi che in pratica fa parte del set del quale io ho già pubblicato il portoncinetti. Vi lascio il link al tutorial qui sotto nel box informazioni. Vedete? Quindi ho già pubblicato il tutorial del portoncinetti, che sono tre video, e adesso vedete come fare questo portaghi. Fa parte di un set, poi successivamente vi farò il video della punta spilli e scissor fob, che sono praticamente uguali. Lo scissor fob è praticamente quel cosino che si attacca qui alle forbici. In pratica, se siete ancora in tempo, potete partecipare al, diciamo, regalino che ho deciso di fare per i miei 5.000 iscritti. Le date le trovate qui sotto, dura 3 settimane, scusate, 2 settimane. E in pratica altrimenti niente, godetevi il tutorial. Spero che vi piaccia. Ragazzi, se avete delle... Vi ho fatto un tutorial corto perché praticamente mi rifaccio a quello che avete già visto qui. E se avete delle domande, fatemele sotto. E vi chiedo anche scusa, già che ci sono, per lo smalto un po' sbeccato, ma insomma volevo fare più in fretta possibile per, appunto, per pubblicare prima nei video del tutorial, prima della scadenza del giveaway, diciamo. Quindi ragazzi, spero che vi piaccia più che altro e vi lascio al tutorial. Ciao. Allora, le tre parti di cui è composto sono queste. Allora, c'è la parte esterna, la parte, diciamo, di mezzo e poi la parte in feltro. Io ho usato il panno Lenci perché feltro non lo trovo colorato, e poi il laccetto. Quindi vediamo come sono fatti. Allora, c'è la parte di queste due parti, sono state fatte, ricordatevi, è molto importante farle con filati della stessa grossezza, se possibile magari anche tipo della stessa marca e della stessa linea, ma di colori diversi. Allora, qui misurano circa 9 per 15, per 14, 15, e in questo caso io ho utilizzato, ho fatto quel punto a conchiglia del quale vi lascio il link. Del video io vi lascio il link, ovviamente voi potete farlo come volete. Ho montato, vedete, ho montato 61 catene, cioè ho fatto 61 punti perché ho fatto 10, diciamo, punti conchiglia, in modo che poi quando lo piego, vedete, mi rimane così. Ma diciamo, questa è sempre per la mia sempre mania di precisione. Quindi, avendo montato qui 61 maglie, no? 61 punti, la parte esterna la faccio sempre di 61 punti, lo stesso numero di punti, ovviamente se il cotone è della stessa identica grossezza, lavorando sempre con lo stesso uncinetto. Questo l'ho rifinito come avete visto già, però in questo caso ho fatto due giri di maglie basse alla fine perché veniva meglio. Qui invece ho fatto prima un giro di maglie, qui ho fatto prima un giro di maglie basse col colore bianco e poi un giro di maglie basse col colore contrastante. Poi li andrò ad unire. Poi, prima di unirli, però, ho fatto, diciamo che questa volta ho usato un metodo diverso. E ho fatto il cordoncino, in questo caso è lungo circa 40 centimetri, quindi ho fatto il cordoncino che mi servirà per legarli. L'ho fatto prima, quindi ho fatto un giro di catenelle lungo circa 40 centimetri, vedete? E poi ho fatto un giro di maglie basse. La lunghezza dipende poi dalla grandezza del vostro portaghi, vedete? E a questo punto, prima di unire i due pezzi, io andrò a cucire, vedete questo? Lo andrò a cucire. Ma prima di farvi vedere questo, vi faccio vedere il pezzettino di panno Lenci. Ho tagliato due pezzi identici di panno Lenci che andrò a poi a cucire qui nel mezzo. E diciamo, la cosa importante che dovete fare è farli leggermente la dimensione leggermente più piccola, quindi in pratica ci deve essere un bordo di mezzo centimetro da ogni lato, altrimenti poi quando lo chiudete questo bordo di panno Lenci, se lo fate troppo lungo, farà questo. Ok, quindi mettete que se questo è 9 x 14, questo pezzettino in panno Lenci lo fate 8 x 13, quindi 1 cm in meno da ogni lato. Ok, adesso vediamo come attaccare questo cordoncino. Quindi vedete, ho infilato l'ago solo in uno. Poi cosa faccio? Prendo il mio, diciamo, il pezzettino, il pannello, e dalla parte dritta verso di me, vedete? E inserisco più o meno dove voglio fare il dove voglio che rimanga il cordoncino. Io in questo caso
come vi ho detto già altre volte, non mi piace che rimanga perfettamente al centro, quindi lo inserirò più o meno qua. Allora inserisco qui e tenete presente che tanto poi la cucitura che voi fate qui dietro non si vedrà perché cuciremo i due pezzi. Non faccio altro che avvicinare, adesso aspettate che lo metto bene, ecco qua. Quindi dov'è? Ovviamente cucirò prima una parte e poi la prima un filino e poi l'altro. Ecco, quindi questo vado da questa parte e lo cucio semplicemente. Come abbiamo visto nel video, come insomma, come cucire, adesso non mi ricordo come si intitolava, ma comunque vi lascio il link sotto del video. Quindi vedete, questa parte è già assicurata. Adesso assicuro l'altro filino esattamente nello stesso modo. Abbiamo un filino finale che io ho cucito da questa parte, ho già tagliato, e l'altro invece l'ho cucito andando da questa parte e ora lo taglio. Anche se non è tagliato, anche se non è perfettamente nascosto, non importa, tanto appunto, come vi ho detto prima, questa parte non si vedrà. E ora andremo a cucire i pezzettini di feltro, pannolenci. Nel mio caso pannolenci, andranno, questi andranno cuciti esattamente, vedete, centrati fra loro, messi pari, e poi centrati esattamente qua. Ora, io non so se lo farò, penso che lo farò a macchina, ma potete farlo anche a mano, con una cucitura centrale esattamente qui. Amore, non parlare che sto girando! Non parlare che sto girando! Vedete, io quindi ho cucito qui i due pezzettini di, vabbè, in questo caso pannolenci, ma io vi consiglio se avete la possibilità di prendere il feltro. Io ho preso il pannolenci perché lo trovo in negozio. E poi ho assicurato i filini, ho cucito a mano, vabbè, ma e poi i filini li ho assicurati qui dietro. Vedete? Qui dietro, uno da una parte e uno dall'altra. Tanto poi andremo a cucire esattamente nello stesso modo, a unire le due parti. Vedete, io ho già messo i, come si dice, i segnapunto. Vedete come ho fatto, esattamente come ho fatto, stesso procedimento fatto per il portoncinetti. E poi andrò a cucire nello stesso modo, e quindi praticamente facendo 2 maglie basse, 3 catenelle e subito 2 maglie basse. Vedete, di modo che mi venga praticamente il cuginetto più piccolo del portoncinetti. Quindi vi faccio vedere brevemente. Vedete, io in questo momento sono da questa parte. Per comodità inizio dalla parte diciamo interna verso di me e poi inizio da qui, vabbè, ma semplicemente perché a me da qui viene meglio, quindi conto 1 2 3 e inserisco nel quarto, e stesso vale da questa parte. E quindi, come abbiamo visto, facciamo prima una mezza maglia alta, scusate, prima una maglia bassissima, scusate, e poi nello stesso punto facciamo una maglia bassa, ok, poi vedete, guardate cosa faccio, poi in pratica cosa faccio? Tiro fuori il filino finale, io vedete, lo tiro fuori. Ecco qua, lo tiro fuori e poi me lo porterò appresso, così non lo dovrò cucire, vedete? Ecco qua. Quindi faccio un'altra maglia bassa, vedete? Un'altra maglia bassa con il filino finale portato appresso. Poi faccio 3 catenelle, esattamente appunto, ripeto, come abbiamo già visto. E poi sempre nella maglia a fianco altre 2 maglie basse, 3 catenelle, continuo così, sempre filino finale, lo vedete sopra l'uncinetto portato appresso, stesso procedimento. Quindi ragazze, questo è tutto, e quindi il prossimo video sarà invece, ovviamente non l'ho ancora iniziato, quindi non ve lo posso far vedere, punta spilli e porta, diciamo, quello che si appende alle forbici, che si chiama scissor fob, sinceramente in italiano non saprei come chiamarlo. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!